Chiude il 2019 al cospetto del pubblico amico l'Olimpia Agnonese contro il Porto Sant'Elpidio, neopromossa, reduce da 4 sconfitte consecutive a capo della terna arbitrale il signor Recchia. Della sezione di Brindisi, con le immagini montate da Antonio Di Perna, riviviamo le emozioni, granata offensivi dopo 13 primi, mancino di Viscovic su calcio di punizione, conclusione da dimenticare, risposta bianco-blu sull'assist di Borgese, Mazzieri scalda i guantoni ad Ahmed Mejeri che si fa trovare sull'attenti. Coné ingolosisce al 19° a Costa, suggerimento tra le linee, ma la punta non punge a dovere. Un Civitella tutt'altro che in disapprovo, ancora granata sul pezzo, calcia Coné. Gagliardini non trattiene, a Costa e Minacori pescati in fuorigioco e gol che viene annullato. Minuto numero 25 dalla catena di sinistra, Nicolao, il suo spiovente si trasforma in un tiro in porta e Gagliardini interviene con la mano di richiamo. Lampi marchigiani, Pelestrini da distanza proibitiva, Mejeri la alza sulla traversa. Olimpia Agnonese che di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio proprio non vuol saperne. Nicolao non sa più cosa inventare, lancia Costa sotto misura, monumentale Gagliardini e Coné completamente sballato, 0-0 e si va all'intervallo. Nella secondo tempo proteste, Alto Molisane, contatto in area, Nicolosi a Costa per il signor Recchia, nessun torto al regolamento, ma al quarto d'ora l'episodio chiave di volta, Minacori viene toccato in corsa da Frinconi, l'arbitro indica il dischetto e Allegra la infila dove il portiere avversario non può arrivare nonostante l'intuizione, 1-0 per l'Olimpia Agnonese che a distanza di 5 minuti Minicucci, azione di Conema, si alza la bandierina dell'assistente. Al 37° tiro di Maio dal lato opposto, quasi dal limite, con l'estremo difensore Granata che fa buona guardia, ma al 42° lo stesso Maio gela il sangue al Civitella sull'assistenza di Ruzier, supera Mejeri e pareggia i conti di giornata, ma i colpi di scena non sono ancora terminati. Al 92° tocco di mano in aria di Ciampi, dell'Agnone per il signor Recchia e calcio di rigore, doppio giallo per il difensore, Granata chiudono in 10, Maio si presenta sul dischetto, Mejeri l'eroe di giornata salva i suoi dalla capitolazione, inchioda il definitivo sull'1-1, rammarico per l'Agnonese, rea di aver sciupato troppo prima dell'avvantaggio, ma allo stesso tempo bicchiere mezzo pieno per il disastroso finale di partita dove stava per maturare un'eclatante sconfitta.